Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi alla Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare dei buonissimi biscotti. Allora, iniziamo con prendere 600 g di farina 00, ci diamo una giratina e andiamo a inserire due uova intere. Fatto questo, andiamo a inserire 200 g di zucchero a velo. Allora, una volta che abbiamo inserito 200 g di zucchero a velo, andiamo a inserire 2 cucchiaini di estratto di vaniglia. Fatto questo, adesso andiamo a inserire 250 g di burro. Per finire, andiamo a inserire una bustina di lievito vanigliato e ancora andiamo a impastare il tutto. Allora, ragazzi, siamo passati sul tavoliere. Adesso prendiamo metà impasto. Lo dividiamo in due, metà lo mettiamo nella coppetta e metà lo mettiamo qui. Perché questa metà ci serve? Perché dobbiamo andare a inserire 20 g di cacao amaro. Adesso andiamo a impastare il tutto. Dopo che abbiamo creato il nostro impasto al cacao, prendiamo dei pezzettini di impasto bianco e andiamo a stenderlo leggermente. Adesso tagliamo l'eccesso, formiamo un quadrato e andiamo a tagliare 4 pezzettini di strati. Questo, adesso andiamo a prendere un pezzettino al cacao e andiamo a stenderlo. Non uguale, ma dobbiamo fare delle strisce. Adesso alziamo una striscia sì e una striscia no e andiamo a inserire uno strato al cacao e poi chiudiamo. Poi alziamo le altre, quello centrale e quello laterale, andiamo a inserire l'altra striscetta e abbiamo creato il nostro biscotto. Allora, i primi biscotti sono questi, i nostri biscotti a scacchi. Adesso li possiamo fare anche al contrario, fare la stessa procedura, solamente che la base è nera, mentre il sopra è bianco. Ovviamente togliere l'eccesso e i nostri biscottini a scacchi neri e bianchi e neri sono pronti. Li inseriamo su una teglia con carta da forno. Una volta finiti e completati tutti, possiamo infornare. Siamo pronti a infornare a 200 gradi, forno statico per 15 minuti. Allora ragazzi, nel frattempo che gli altri biscotti stanno in forno, adesso vi faccio vedere un altro tipo di biscotti. Allora, formiamo con quello bianco, formiamo le palline bianche, con quello nero, come vedete, formiamo le palline nere. Dopodiché prendiamo un tappo di una bottiglia e andiamo a schiacciare. Eccolo qua e formiamo un buchino interno. Allora, in quello nero ci andiamo a mettere la nostra Nutella bianca e in quello bianco andiamo a mettere la Nutella nera. Ed ecco un altro tipo di biscotti buonissimi. Bene, ragazzi, abbiamo sfornato i primi biscotti a scacchi, adesso stiamo andando a infornare l'altro tipo che vi ho fatto vedere. Questi invece li inforniamo a 180 gradi, forno statico per 13 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato entrambi i nostri biscotti, guardate un po' che bontà, guardate, scacchi, nocellina, scherzo, li possiamo chiamare come occhi di bue di solito li chiamano, però con la marmellata. Ok, spero tanto che questa ricetta vi sia anche piaciuta, mi raccomando fateli perché sono veramente buoni e ottimi per qualsiasi occasione.
Beh, ragazzi, poi diciamo alla grande, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!